calcio di punizione. Ora Vidic, Andreoli e Envilà a formare una sorta di trenino, lo vedete in mezzo all'area. Parte Dodò, col suo sinistro, colpo di testa, il gol di Nemanja Vidic. Inter in vantaggio al 46esimo minuto, il gol di Vidic e taglia perfettamente sul primo palo e sblocca la partita proprio nel minuto di recupero. Gol di Vidic, un classico movimento, tanti anni di Premier League, l'ha fatto tante volte, movimento sul primo palo. Molto buono lo schema sul calcio piazzato con questo trenino che si apre. Vidic va sul primo palo e poi partita il ventenne ex Dinamo Zagabria. D'Ambrogio prova a liberarsi per il cross. Lotta Benatia ancora D'Ambrogio con il destro. Pallone leggermente deviato, palla buona per Nagatomo. E c'è il gol di Yuto. Nagatomo raddoppia l'Inter al 24esimo del secondo tempo. E il gol su azione è arrivato, azione un po' confusa. Nagatomo attento e poi c'è la danza con Guarin, chissà se ancora anche in campionato. Con decisione D'Ambrosio è riuscito ad andare alla cross, poi palla sfiorata da Story, completamente perso Nagatomo che va alla conclusione di potenza, palla sotto la traversa, nulla da fare per Skorupski. 2-0 per l'Inter.